Ora parliamo di economia e montagna, si chiama Euromontana ed è la convention internazionale che riunisce ogni anno gli operatori del settore e le istituzioni per promuovere lo sviluppo sostenibile. Quest'anno per la 12ª edizione è stata scelta la Calabria, andiamo dunque in Sila dove per noi c'è Alessandro Banfo. Riportare le aree montane al centro dell'agenda politica comunitaria con strategie di sviluppo intelligenti che facilitino l'innovazione. Sono obiettivi chiari quelli emersi nella 12ª Convention Europea della Montagna, organizzata da Euromontana in collaborazione con CIA Agricoltori Italiani e ospitata quest'anno nel cuore del Parco Nazionale della Sila. A Camigliatello si riuniscono i più importanti stakeholder delle terre alte per coniugare crescita economica e rispetto dell'ambiente. È la seconda volta che sto in la Sila. È la seconda volta che sono qui in Calabria e mi ha sorpreso moltissimo già la prima volta e adesso ancora di più. Non può esistere uno sviluppo che non sia sostenibile. Non c'è contrasto tra lo sviluppo e l'ambiente. Anzi, nel concetto di sviluppo sostenibile è contenuta proprio l'idea che l'ambiente è una guida allo sviluppo. Una 3 giorni di visite e conferenze con un orizzonte ampio che guarda al 2050. Le risorse europee ci sono, con quasi 400 miliardi destinati ad affrontare le disparità economiche e sociali a livello regionale. Future challenges require smart solutions. Le sfide future richiedono soluzioni intelligenti, ogni luogo deve trovarle da sé, non si può semplicemente copiare quanto accade altrove. Questa è l'essenza dello sviluppo territoriale, ma la politica di coesione fornisce gli strumenti necessari. In primis gli investimenti nell'economia innovativa digitale e poi gli investimenti nell'economia verde. Second, investment in the green economy. Rimane quindi fondamentale valorizzare il binomio tra agricoltura e montagna, con il 70% del territorio calabrese di natura collinare o montuosa. Qui ci troviamo sulla Sila, in Calabria, un territorio molto importante dove dobbiamo favorire l'insediamento dei giovani, favorire l'insediamento degli agricoltori attraverso delle politiche, attraverso soprattutto l'innovazione. Il nostro viaggio